Eccomi qui. Come va? Sto bene? Io più o meno, devo dire la verità, perché dall'isola Gardinara intanto vi saluto e vi dico che il tempo oggi ci accompagna tantissimo. Dopo, ebbene sì, dopo essere arrivati ieri al mare, aver preso pioggia ieri sera, questa notte, questa mattina. Io che avevo guardato le previsioni del tempo, diceva che faceva bello, e in realtà oggi insomma c'è un po' d'arietta e non è che ci sia tutto questo sole per poter andare in giro, però, a parte l'arietta fa caldo, quindi almeno in questo siamo tranquilli. La cosa bella di venire al mare, a parte che domani riparto e oggi non lo so se andrò oltre confine in Francia, magari Monaco, Monte Carlo, a parte questo, la cosa bella di venire al mare in questo periodo è che non c'è nessuno e quindi si sta benissimo. A parte dietro di me un pescatore, non so se lo vedete, e dall'altra parte il bello è che stanno rimettendo a posto le spiagge, quindi già ieri lavoravano, oggi lavorano di nuovo, ma stanno praticamente risistemando tutto per poter in qualche modo, io mi prendo blues e andiamo per poter iniziare la stagione, e quindi rimettono a posto anche i bar, le cabine e la sabbia, che in qualche modo la cercano di risistemarla e di togliere tutte le pietre e renderla fine, 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 fine. E poi ecco, c'è anche la draga. Il bello è scoprire magari che i pozzi degli anni passati vengono rimessi a posto e anche un pochettino cambiati. Tra tutti questi posti ce n'è uno che si chiama il Boobs Bar, che poi camminando vi faccio vedere, e che deve essere interessante da andare non solo come nome, ma anche come locale. Magari fare qualche aperitivo sfizioso e perché no, non lo so, insomma, ascoltare anche buona musica. Si spera che mettano anche della buona musica. Logicamente la mia passeggiata qui sulla spiaggia al mattino è per portare il Plusvaldo, che vedete è sempre molto allegro, e poi magari farmi, perché no, una piccola, piccola, piccola colazioncina sulla spiaggia. Questo ci vuole, per iniziare la giornata ci vuole, soprattutto come vi dicevo, perché non c'è nessuno e secondo me è la cosa ancora più bella, rimanere a contemplare il mare, sperando che il sole arrivi. Intanto laggiù al fondo c'è il porto di Alassio, c'è Alassio, e poi insomma la possibilità di poter andare via e visitare un po' oggi. Vabbè, se avete voglia passeggiate un po' con me, ok? Va bene passeggiare. Venite che vi porto a vedere la casa dei miei sogni. Voi direte, ma che è sta casa? No, secondo me è bellissima. Perché, vabbè, solo questa parte di qua, però volete mettere una casa così, con un bel prato, dove ti svegli al mattino, hai l'isola davanti, il mare, la spiaggia, che è vero che d'estate magari c'è un po' di gente qui con gli asciugamani, però tu hai tutto il tuo prato, il tuo parchetto qua internamente. Vieni, Bruto, andiamo a vedere casa nostra. Non sono ancora riuscita a capire però in realtà di chi sia questa casa, perché sembrava disabitata. Poi siamo venuti un paio d'anni fa e abbiamo visto che avevano rimesso a posto praticamente tutto il giardino, anche con dei giochi per bambini. Però non si vede mai nessuno, è sempre tutto chiuso. E allora questa, ecco, quando si parla di sogni, di sperare nelle cose, ecco, questo è uno dei miei sogni. Questa casa mi piacerebbe veramente averla, non per abitarci sempre, ma per quando si è nel mare, così avere questo momento di tranquillità e di pace. Beh, secondo me è stupenda. Vabbè, allora direi che con i sogni e
con il mare, mi sbaldo che avrebbe veramente lo spazio incredibile per poter girare, stare all'aria aperta, in attesa di andare a fare una colazione, finisco di fare la passeggiata, guardo ancora la barchetta dei pescatori laggiù, la vedete? In mezzo sta partendo. È bellissima, con questo mare grigio, mare cielo grigio. Va bene, vi saluto, vi auguro un buon weekend. Vi incrocio le dita, spero esca il sole in modo da poter fare una passeggiata magari fuori confine. Ciao! Baci, baci. Io contemplo ancora un po', ma sì, tanto segnare non costa niente.